Allora, dai, perché si è qui oggi per dire no alla privatizzazione e perché è importante? È importante perché bisogna essere tutti uniti e lottare contro questa selvaggia privatizzazione che è stata imposta dall'alto, senza dar diritto ai lavoratori di replica. Tra l'altro, oltre alle condizioni lavorative peggiorative, direi, c'è anche un peggioramento della qualità del servizio nei confronti dell'utenza. Molti utenti si lamentano, ad esempio per quanto riguarda il recapito, che la posta non viene consegnata o viene consegnata appunto a giorni alterni e in alcuni sistemi, alcuni servizi vengono ridotti perché il personale è carente. Sì, sicuramente. Questo nuovo progetto per i giorni alterni ha creato grosse difficoltà, soprattutto nei piccoli centri dove il postino è visto come punto di riferimento e quindi vedendo o meno questa figura c'è molto malcontento nei cittadini e soprattutto poi nel personale che ha dei carichi di lavoro poco legittimi. Perfetto, buon sciopero. Grazie. 4 novembre 2016 sotto Piazza Prefettura, anzi a Piazza Prefettura sotto le Poste Italiane. Perché? Per dire no a cosa? Per Allo sciopero. dire no alla privatizzazione di Poste Sì, Italiane. certo. Perché? Da collega, perché no? È perché ci vogliono privatizzare, quindi le cose vanno a peggiorare, non a migliorare, da come vediamo le cose. Diciamo che c'è, allora, dicono dalla regia delle persone intorno che vi stressano, praticamente c'è una continua pressione commerciale. Sì, per quanto riguarda il lavoro sì, ci stressano troppo, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, quindi le cose stanno andando male. Loro hanno pure ragione, però dobbiamo vedere come vanno le cose, speriamo nel meglio. Perfetto, io ti ringrazio, buon sciopero. Grazie, ciao, bello. Faccio una domanda, tu sei collega di Poste Italiane. Sì, sono una collega. Sei qui oggi per dire no alla privatizzazione. Alla privatizzazione, è vero, è rimasta l'ultima fetta e quindi dobbiamo mantenere il nostro posto di lavoro e non possiamo cedere a questi ricatti. Ecco, hai detto la parola, diciamo che circola molto sui social network in questi giorni ricatti, perché pare che a livello aziendale ci siano dei consigli sul non scioperare, ma soprattutto dire al collega che invece lavora di non farlo perché rischia qualcosa. Non si rendono conto, secondo me, che siamo veramente alla frutta, perché se non manifestiamo oggi non sappiamo dove andremo a finire alla fine. Quindi è un no per dire no alla privatizzazione, ma sì al lavoro, perché comunque da anni tutti i dipendenti di Poste Italiane a tutti i livelli, dal postino al CMP, al collega. Tutto, in tutti i rami di Poste Italiane ormai siamo messi male, dai. Perfetto, quindi solidarietà da parte anche dell'utenza, che anche l'utenza diciamo vede il prodotto finale che è lo stress, poiché voi. Siamo stressati, non lavoriamo più 7 ore, 6 ore, quant'è, ma lavoriamo fino alle 5 del pomeriggio quando ci riusciamo a pulire la zona. Siamo agli estremi delle forze e quindi dobbiamo batterci per mantenere questo posto di lavoro, dobbiamo Da batterci. quello che capisco, sei una Siamo portalettere. una portalettere. E una volta si diceva, almeno l'azienda diceva, che il portalettere era il biglietto da visita dell'azienda nelle case degli italiani. Abbiamo perso anche questo perché ormai la gente non ci vede più come ci vedeva prima, ma purtroppo siamo assaliti, ogni giorno facciamo una lotta per spiegare loro perché è stato cambiato il metodo di lavoro, quindi una lotta. Se prima erano i nostri amici, adesso sono i nostri nemici, gli utenti. Quindi dobbiamo ritornare alla persona, dobbiamo ritornare al cuore. Prima di tutto perché entravamo nelle case veramente come persone amiche, confidenti e tutto, adesso niente. Purtroppo dobbiamo lottare per spiegare, non arriva questo, non arriva quello, il giorno alterno, recapitiamo ogni 2 o 3 giorni e alla fine siamo stremati. Va bene, io ti auguro un buon sciopero. Buon in bocca al lupo a tutti noi comunque, perché Ce ne vuole. ce ne Va vuole. bene, Ok, grazie. niente, ciao. Piazza Prefettura, 4 novembre 2016, sciopero nazionale delle Poste Italiane. Tutti i sindacati hanno aderito, veramente tutti tranne una sigla, e l'SLP CISL di cui tu fai parte è qui per dire no alla privatizzazione. Perché è importante?
È importante perché comunque dobbiamo salvaguardarci il posto di lavoro in qualche modo. Non che ruolo hai tu? Se te lo posso... Sono una sportellista. Quindi come sportellista verifichi delle pressioni commerciali, anche delle insoddisfazioni da parte dell'utenza per... Sì, sì, tante lamentele a volte. E dipende da voi o dipende forse da... Dal sistema. Certo. Quindi privatizzando significa... ulteriormente accentuare questa pressione. Sì, sì, davvero tanto. Bisogna combattere fino in fondo per non far privatizzare Poste Italiane. E quindi si è qui oggi per dire no alla privatizzazione, sì a delle condizioni di lavoro che valorizzino sia voi colleghi, diciamo, e dipendenti di Poste Italiane, ma sia anche l'utenza che ha diritto ad avere un servizio universale o comunque un servizio degno, insomma, di tale nome. E certo, il servizio deve essere eccellente per i clienti, secondo me. E quindi dipende tutto da noi in questo momento. Perfetto, quindi in questo caso le sorti delle Poste Italiane sono nelle mani di chi è oggi qui a manifestare contro la privatizzazione e pro condizioni di lavoro positive, e speriamo veramente che questo avvenga, perché ci vuole veramente l'unione di tutti. Certo, noi incrociamo le dita, guarda, perché davvero la situazione è critica. Se andiamo in mano a privati, veramente siamo rovinati. Buono sciopero. Grazie, grazie. Io dico un nome per tutti, Pino Alfieri, collega in pensione di Poste Italiane, attivista sindacale prima e dopo. Quindi io direi che quale persona migliore per parlare delle condizioni delle persone, diciamo, appartenenti a Poste Italiane prima e adesso? Beh, Poste Italiane prima era un qualcosa di familiare, dove si lavorava effettivamente come gruppo di squadra, veramente ci si sentiva di lavorare e partecipare per Poste Italiane. Oggi che c'è stata una grande trasformazione ed è passata più che altro a un business, quindi si lavora semplicemente... è l'azienda che cerca di inculcare ai lavoratori un metodo solo esclusivamente appartenente all'aziendale. Solo al ricavo, senza guardare la persona. Sì, senza guardare i sacrifici umani, i sacrifici della persona stessa, cioè vengono messi in sottordine questi sacrifici della persona, che la cosa non va, tant'è che l'azienda, giusto per mirare al lucro, al denaro, vuole privatizzarla, vuole darla, come si suol dire, in mano a gente che poi ne farà uno strumento distruttivo nei confronti della popolazione stessa. E lo vediamo con questo recapito che viene fatto a Giornalterni, dove nemmeno i Giornalterni vengono rispettati. Già avevamo difficoltà in passato, figuriamoci oggi che Giornalterni. Quindi a questo bisogna credere e incidere nel sindacato per dire effettivamente stiamo tutti quanti uniti, e laddove è necessario, come oggi, uno sciopero, bisogna sentirlo e partecipare per farlo, e partecipare proprio sulla piazza e non come l'azienda che cerca di frenare questo movimento, questa azione, nel fare delle telefonate ad personam. E diciamo tutto, comunque abbiamo detto tutto, quindi buono sciopero, speriamo veramente che la piazza si riempia come effettivamente si sta riempiendo. Si sta riempiendo perché chiaramente l'ordine pubblico ha dato pure degli orari da poter invadere la città o quantomeno fare questa assemblea, questa manifestazione pacificamente, che è pacifica effettivamente, e quindi ci saranno degli orari da rispettare e dei luoghi dove sono stati indicati per il parcheggio dei mezzi che vengono dalle altre province. Questo. Perfetto, perfetto. Allora buono sciopero e diciamo no alla privatizzazione di Poste Italiane. No alla privatizzazione del Poste Italiane, certamente. E qua lo è una testimonianza ancora da anni addietro come veterano, questo. Sì. E basta. Il lavoro deve essere sempre unico, cioè Poste Italiane deve essere unica, una, non spacchettata, questa qua. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi e grazie all'SLP, e viva l'SLP. E l'SLP è sempre quella che dice, come si suol dire, l'SLP la devo sentire nel cuore, il mio cuore è rivestito da l'SLP. Grazie ancora. Diciamolo perché oggi qui 4 novembre a Piazza Prefettura per dire no alla privatizzazione, perché?
Noi oggi dobbiamo difendere il nostro lavoro. Oddio. Dobbiamo difendere il nostro lavoro, dobbiamo difendere quello che ci siamo guadagnati negli anni e non possiamo permettere che chi non conosce Poste Italiane possa distruggerla così. Diciamo anche che questa è una manifestazione di dialogo perché a parte i lavoratori che vogliono mantenere il proprio posto di lavoro, vogliono che la qualità del loro lavoro possa migliorare per migliorare anche il servizio all'utenza e al cliente, quindi è una manifestazione che dice no ma allo stesso tempo dice sì al lavoro. Certo che dice sì al lavoro, i postali sono abituati a lavorare bene, quello che sta succedendo adesso non è lavorare bene, i postini che a giorni alterni, ma magari a giorni alterni, non riescono a recapitare la posta, soffrono più loro che l'utente che non riceve la posta, quindi sì, il postale vuole lavorare bene, vuole rendere un buon servizio, quello che non sta succedendo purtroppo e non per colpa dei lavoratori, questo no. Perfetto, allora a questo punto diciamo... SLP da Cosenza con il cuore. Da Cosenza con il cuore. Allora, Alfredo Santise, SLP CISL Catanzaro, io direi un nome, una garanzia perché sei in azienda e nel sindacato da sempre, da tanti anni, quindi puoi dire a noi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando quali sono stati i cambiamenti, di cambiamenti se ne parla e soprattutto perché è importante essere qui a Catanzaro, a Piazza Prefettura per dire no alla privatizzazione. Oggi i colleghi che state vedendo qua e che vedrete più tardi, noi immaginiamo che la piazza sarà piena perché sicuramente l'adesione sarà veramente tanta. Il problema, come è stato detto immagino da tanti altri, è per noi oggi il problema principale, l'obiettivo principale è la privatizzazione. Riteniamo che sia il vero dramma che in questo momento potrebbe colpire questa azienda, che comunque è un'azienda, ricordiamo, è un'azienda che è radicata sul territorio, è un'azienda sana, è un'azienda che produce ancora utili e che non ci spieghiamo come mai lo Stato voglia privarsene. Posso ipotizzare che ci possono essere degli interessi dietro, visto che il segretario regionale Enzo Cufari nelle sue assemblee lo ha detto, ci possono e ci sono degli interessi dietro? Immaginiamo che possono essere tanti gli interessi dei nostri competitori, sia a livello, soprattutto a livello finanziario, bancario, perché sicuramente Poste ha la capillarità di Poste, il radicamento sul territorio fa sì che sia soprattutto il più grande raccoglitore di denaro nel nostro paese e questo secondo noi fa gol a tanti. E immaginiamo pure che forse una politica che è disattenta, una politica magari senza tanti scrupoli possa anche pensare di immolarci nel nome di questo nuovo modello di società che è basata soprattutto su quelli che sono i profitti. E in questa società probabilmente un modello come il nostro che chiaramente fa soprattutto servizi sociali fatica a sopravvivere. Ecco, noi è questo che vogliamo dire oggi, noi è questo che vogliamo soprattutto trasmettere anche alla cittadinanza. Noi vogliamo continuare a essere le poste di sempre, le poste del cittadino, le poste che sono vicine alla popolazione. Sì. Certo, oggi siamo qua anche per difendere i nostri posti di lavoro, i livelli occupazionali, perché di questo si tratta del fatto che se dovesse passare un modello di questo tipo, chiaramente rischieremmo anche tanto, soprattutto noi. Ricordiamo che oggi non siamo qua per protestare per qualche euro in più, lo potremmo anche fare perché chiaramente il nostro siamo una categoria che ancora non ha avuto rinnovato il contratto, però oggi il nostro obiettivo, come dicevo prima, è soprattutto riuscire a fermare questo fenomeno della privatizzazione che chiaramente ci penalizzerebbe. Perfetto, io ringrazio Alfredo Santise dell'SLP CISL Catanzaro, auguro a lui una buona manifestazione, un buon sciopero e soprattutto a questo punto concludi con il motto del tuo
segretario. Sì, ormai concludiamo sempre tutti i nostri interventi con quello che è diventato il nostro motto, anche perché lo sentiamo veramente. Quindi grazie per la vostra attenzione, grazie per la sensibilità e SLP nel cuore, come sempre. Perché è importante dire no? È importante dire no perché Poste Italiane nasce come servizio sociale, servizio ai cittadini, servizio alla comunità, servizio a tutti coloro che hanno avuto bisogno fino ad oggi di questo modo di elargire un qualcosa che altri non possono farlo, in quanto è radicata sul territorio nazionale. In maniera capillare ha fatto sì che fino ad oggi ha recitato un ruolo importantissimo sia dal punto di vista della vicinanza del lavoratore allo Stato, sia dal punto di vista dell'economicità sul territorio, in quanto ha fatto sì che molta gente hanno fatto per certi aspetti anche la fortuna di questa nazione, in quanto la raccolta netta che è riuscita a fare Poste Italiane non è invidiabile a tutti gli altri istituti finanziari. Allora, a questo punto la domanda sorge spontanea: a che prezzo? Appunto, il prezzo che stiamo per pagare è molto alto, in quanto tutto questo che è successo fino ad oggi sta per cadere. La privatizzazione noi non la vogliamo, anzi la privatizzazione noi siamo stati anche d'accordo a che una quota di questa azienda fosse privatizzata, in quanto siamo coscienti del fatto che una privatizzazione fatta bene, con l'ombrello però dello Stato, non il 100% della privatizzazione, ma quella parte che facesse sì che l'azienda funzionasse meglio, se eravamo d'accordo pure noi. Quindi noi non siamo d'accordo a che l'azienda sia completamente privatizzata, in quanto la privatizzazione vera non funziona. Io ti ringrazio, ti auguro buon sciopero e soprattutto che questa manifestazione diventi un inizio per qualcosa di buono e che comunque si ritorni, come hanno detto in molti, qui alla piazza all'umano, al cuore e non solo al ricavo. Certo, è importante che si vada... Si riesca a centrare qual è il ragionamento di questa giornata, altrimenti faremo solo un buco nell'acqua. E mi dispiace per quei colleghi che oggi non hanno sentito questa voglia di manifestare. Noi siamo qui per portare alla gente, al prefetto, a tutte le istituzioni il nostro malessere, la nostra voglia di stare nel sociale e di essere protagonisti ancora una volta e per sempre in questa storia, in questa bella storia che fino ad oggi ci ha visto i protagonisti. E mi dispiace per quella gente che è rimasta oggi a casa, e anzi a casa, che sta lavorando, quindi a loro un ripensamento su quello che stanno facendo oggi e che ci sia un futuro diverso dal punto di vista del ragionamento su queste problematiche. Grazie a te. Grazie a voi. Seriamente, tu sei un portalettere. Sì. Perché è importante essere qui oggi a dire no alla privatizzazione e soprattutto le condizioni di lavoro di un portalettere? Perché ci stanno sfruttando al massimo, siamo troppo stressati, si lavora malamente, una serie di problemi. La mattina non si va più a lavorare tranquillamente, capito? E quindi bisogna dire no alla privatizzazione per peggiorare ulteriormente le vostre condizioni lavorative. Sì, sì, è vero. Perché ci sono parecchi colleghi che non ce la fanno più. Sono troppo stressati, troppo al massimo. E speriamo che ce la facciamo. Va bene, buon sciopero. Grazie. Ciao. Col fischietto e la bandiera in mano. Perché? Perché non si può più andare avanti, ormai siamo in una situazione sia per quanto riguarda la parte logistica del recapito e anche per la sportelleria, se loro non riescono a metterci in condizioni di lavorare. E tu in che settore lavori? Io sono al recapito. Uno dei settori più, diciamo, messi veramente a dura prova, dove non ce la facciamo più. Anche perché il recapito a giorni alterni ha ulteriormente aggravato
aggravato la situazione, soprattutto per la clientela e per voi. La clientela che viene tutti i giorni a lamentarsi, e io lavorando in ripartizione oppure sulla parte comunque amministrativa, aiutando diciamo la qualità e tutto ciò che concerne, non ci si fa più. Le persone se ne vanno in pensione, non c'è la sostituzione, non c'è il turnover che si dovrebbe fare, e quindi cerchiamo con questa manifestazione di salvare il più possibile, far capire comunque al governo che c'è bisogno di un aiuto da parte insomma dello Stato. E quindi il no alle privatizzazioni. Noi siamo da Rogges, facciamo tanti sacrifici, siamo con due pullman, ce la stiamo mettendo tutta, e niente, cerchiamo di far capire al governo che quello che loro stanno facendo è veramente sbagliato, come questo lo vogliamo far capire principalmente alla nostra azienda, che con la privatizzazione non si può andare avanti. Perfetto, io ti ringrazio e ti auguro un buon sciopero. Grazie, grazie mille. Voglio sapere, tu in che settore lavori? Portalettere. Portalettere, il portalettere, uno dei diciamo lavori in questo momento più massacranti e più umilianti che ha fatto le Poste Italiane. Anche perché il recapito a giorni alterni lo ha peggiorato. E certo, perché ormai invece di avere amici abbiamo solo nemici in zona. Le persone ci considerano come loro nemici invece dei loro amici. Quindi basta alla continua, diciamo, vessazione nei vostri confronti, no alla privatizzazione, sì a un ritorno alla persona. Certo, sì, perché ognuno di noi deve avere una zona e sapere che dove vai è considerato come un amico, non come un nemico delle persone. Da dove vieni? Vibo Valentia. Quindi Vibo oggi è presente qui allo sciopero generale di Poste Italiane. Certo, Vibo è presente e tutto uniforme. Grazie. Niente. Allora, innanzitutto io voglio chiedere, in che settore lavori di Poste Italiane? Direttore di ufficio postale. Direttore di ufficio postale. Allora, altra categoria vessata, perché sappiamo da fonti, da diciamo informazioni che girano su Facebook, che ultimamente siete stati addirittura consigliati a non scioperare, oltre alle pressioni che ricevete telefonicamente su tutti i comparti in generale. Cosa pensi di questa privatizzazione? Assolutamente no, non deve avvenire, perché già siamo subissati così. Se passeremo in mano ai privati, poi solo i numeri parleranno, quindi la gente andrà a casa. Tra l'altro si evince da quello che dicono le persone intervistate, dei clienti intervistati, che diminuendo il personale, continuando diciamo a ridurre e quindi giocare solo sui costi e quindi sui ricavi, si perde quello che è la funzione di Poste Italiane nella storia dei 150. Sale che non esisterà più, assolutamente. Chi andrà più a Nardo di Pace a portargli la lettera? Assolutamente no. E la sportelleria? Chiusi, disagi per i pensionati, per tutti, assolutamente. La privatizzazione no, mai, mai. Quindi per rivolgerci non solo a questo punto al governo, che diciamo vuole privatizzare Poste Italiane sicuramente per degli interessi che qui sono stati diciamo ricordati, ma soprattutto rivolgendoci al pubblico, che è l'utente. Il nostro alleato, assolutamente, ma loro lo sanno benissimo. Noi è già da un mesetto che informiamo i clienti che stanno svendendo tutto, ormai l'unico baluardo che è rimasto Poste Italiane lo vogliono vendere. Ma per cosa? Per risanare il bilancio pubblico? Ma non lo risanano, assolutamente no. Sono soldi che andranno in mano loro, per fare i loro interessi, tutto qua. Quindi no alla svendita di Poste Italiane. Da quale posto vieni? Vibo Valentia. Quindi dalla provincia di Vibo Valentia, qui a Catanzaro, a Piazza Prefettura, per dire no alla privatizzazione di Poste. No, assolutamente no. Deve rimanere Poste Italiane quella di sempre. Grazie, buon sciopero. Grazie, grazie pure a voi. Buona giornata. SLP CISL. Siamo qui a Catanzaro, a Piazza Prefettura, 4 novembre 2016, per dire no alla privatizzazione di Poste Italiane. Da Vibo, vero? Sì, certamente, la federazione di Vibo, il nostro grande sindacato. SLP CISL. SLP CISL, naturalmente. Non si vede? Perché è importante? È importantissimo, perché dobbiamo bloccare tutto questo sistema che hanno inventato, perché si sono inventati di tutto, si stanno inventando di tutto, perché
è un gioiello Poste Italiane, un gioiello che noi stiamo portando avanti con il nostro sacrificio e con il nostro lavoro. Ed è inutile che loro pensano di distruggere quello che con tanti sacrifici noi lavoratori principalmente stiamo costruendo e abbiamo costruito fino ad adesso. In 150 anni il servizio postale è sicuramente cambiato, però la clientela ultimamente sta lamentando dei cali di qualità e lo sta, diciamo, lamentando anche chi lavora in Poste Italiane, dal portalettere al dirigente stesso di Poste Italiane. Ma i tagli di qualità sono voluti, perché io penso che un management aziendale, se vuole portare avanti un'azienda, organizza con degli investimenti il lavoro per migliorare la qualità principalmente, mentre invece preferiscono avere la qualità e solamente quella e chiudendo gli occhi su tutto il resto. Quindi oggi qui per dire no alla privatizzazione. No alla privatizzazione, no al sistema di gestione attuale, no a tutto, bisogna portare avanti, l'azienda può andare avanti e può rendere utili benissimo. Allora, concludiamo con un inno, anzi un motto che è diventato ormai un motto nazionale. SLP nel cuore. Tu sei un collega di Poste, sei qua oggi sotto Piazza Prefettura per dire... Esatto, e che collega, per dire no alla privatizzazione. Dimmi il tuo punto di vista da, appunto, da collega. Cosa ti devo dire? La privatizzazione per noi è deleteria, non è concepibile una roba del genere, perché se effettivamente come è vero che noi abbiamo un utile di 500 milioni, per quale motivo si deve privatizzare la Posta? E poi se funziona in realtà in questo modo, perché si deve privatizzare? Anzi, dovremmo in qualche modo cercare di riprendere quello che noi abbiamo perso durante gli anni, i pacchi, e che non si smaterializzano i pacchi. Certo. Abbiamo bisogno di questo servizio per poter incrementare ancora di più il nostro lavoro, e grazie a Dio ci sono lavoratori nelle Poste Italiane. Diciamo anche che comunque anche il servizio postale, con i colleghi del Recapito, i colleghi del CMP, hanno visto, hanno subito sulla propria pelle diciamo questo cambiamento, che poi cambiamento è stato in negativo, in quanto lo hanno verificato proprio gli utenti. Certo che lo hanno verificato, perché in realtà c'è stato un depreciamento, non c'è stato un incremento di quello che doveva essere. E la gente poi naturalmente, quando il servizio non funziona, che cosa fa? Viene a manifestare, cerca di prendersela con chi poi c'ha davanti, che magari quelli là proprio non hanno nessuna responsabilità. Ecco quello. Quindi diciamo qui oggi si è per dire no alla privatizzazione, non solo come dipendenti di Poste Italiane, ma anche come utenza, che poi è quella parte appunto di popolo italiano che subisce, diciamo, i cali qualitativi di un'azienda che sta per essere svenduta, diciamolo svenduta. Ma certo, perché naturalmente l'utente ha necessità di essere servito. Noi siamo un'azienda di servizi e come tale noi dobbiamo funzionare. Se non funziona in questo modo, è normale che l'utente se la prende con chi deve consegnare, che poi fra l'altro è un rapporto bellissimo quello che si ha tra l'utente, il postino, l'impiegato, è quello che si è sempre avuto. Oggi invece incomincia a mancare questo, e io mi auguro che questo sciopero dia i risultati che tutti quanti ci aspettiamo, e che la privatizzazione sia una cosa che non debba nel modo più assoluto essere presa in considerazione. Io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, ti auguro buon sciopero, e poi comunque a questo punto, visto che parlavi di mancanza di sensibilità da parte, diciamo, dell'azienda, diciamo che oggi qui c'è una parte importante, il segretario generale appunto dell'SLP Cisl Calabria, Enzo Cuffi, lo dice sempre, c'è il cuore. Ma quello non deve mancare mai, perché se tu non hai il cuore, non hai la passione, non puoi fare sindacato. Noi abbiamo il nostro segretario generale regionale che, oltre a mettere il cuore, mette impegno, mette tutto e trasmette a noi quella sensibilità, quell'essere sindacalista, perché soltanto in questo modo si può fare sindacato, altrimenti non puoi pensare a nessun risarcimento da parte di che cosa? Di quello che non ti deve mancare, perché c'è bisogno di cuore e di passione. Grazie, buono sciopero. Grazie a voi. Thank you.
Allora, siamo qui a Piazza Prefettura a Catanzaro il 4 novembre 2016 per dire no alla privatizzazione. Tu in che settore lavori di Poste Italiane? Allora, io sono nel settore recapito e abbiamo detto tutto. Poste Italiane è già è tutto in fermento, non in modo positivo purtroppo. Il recapito non perché è il mio settore, ma credo che sia quello più in deficit per come siamo e per come ci stanno portando. Speriamo che questa manifestazione possa servire con il nostro contributo a far smuovere un po' ai vertici, cambiando un po' questa gestione, visto che le prospettive ce l'abbiamo, i requisiti per continuare a crescere ce l'abbiamo pure, per cui devono solo cambiare idea loro. Speriamo che questa nostra manifestazione possa servire a far cambiare questo binario a senso unico che hanno preso. Anche perché privatizzando sicuramente, almeno a quanto si evince, le condizioni peggioreranno, perché poi si punterà maggiormente sul ricavo e non, diciamo, sul servizio universale che, a detta praticamente di tutti gli intervistati, sta per essere svenduto, con la S. Per essere svenduto, sì. A parte il fatto che noi siamo sempre in buona fede e positiva, però siamo contro la privatizzazione. Però dai risultati precedenti abbiamo visto che tutte le grosse aziende dello Stato, che poi sono state privatizzate, un buon esito non hanno avuto. Quindi siamo a contrario a questo, innanzitutto per questa vicenda che queste testimonianze che abbiamo già avuto. Okay. Ma poi, appunto, per quanto riguarda, ritorno sul recapito, visto che appunto la privatizzazione punterà soprattutto a guardare le entrate, i ricavi, sicuramente il recapito in questo momento non contribuisce molto, ma è una zavorra, per cui sarebbe il primo carrello ad essere sganciato in caso di privatizzazione. Quindi dobbiamo combattere tutti uniti insieme per far sì che questo non accada. Perfetto, allora a questo punto io ti auguro buon sciopero, buona manifestazione e soprattutto non cedere a eventuali ricatti, ma continuare a combattere. Mai, SLP nel cuore, sempre. Allora aspetta, diciamo soprattutto che siamo qui oggi per una manifestazione pacifica di tutto il settore Poste Italiane, e nel settore di Poste Italiane, per dire no alla privatizzazione, c'è anche il CMP, di cui Ivan Gualberto fa parte e lavora al CMP. Certo, lavoro da circa 20 anni al CMP di Lamezia Terme, centro di rete regionale per lo smistamento di tutti i prodotti che vengono acquisiti presso i vari uffici postali della regione. È importante essere qua, a parte che è una grande emozione e ci stiamo giocando tutto oggi, soprattutto la cosa fondamentale è la salvaguardia del nostro posto di lavoro, che non vengano svenduti i nostri diritti acquisiti con 150 anni di sacrifici dei nostri predecessori. Quindi è importante oggi lottare con le unghie, con i denti, cioè bisogna essere presenti al 100%, non è neanche un minimo dubbio di quello che stiamo rappresentando oggi qua. Oggi rappresentiamo i sacrifici di una vita, di questa azienda vicino alla gente, una delle aziende più sane e più importanti d'Europa, non d'Italia. A questo punto io veramente ti ringrazio per il contributo che ci hai dato, è un contributo che viene dal cuore e va al cuore della piazza.
siete qua? Perché tante cose non vanno bene, il governo qua ci sta tagliando fuori, vogliono fare giorni alterni, ci sono tante cose che non vanno bene. Quindi no alla privatizzazione di Poste? No alla privatizzazione. Da dove venite? Da Reggio Calabria. Quindi da Reggio Calabria fino a Catanzaro, sotto Piazza Prefettura, per dire no alla privatizzazione? Esatto, bravo. E sì al lavoro? E sì al lavoro, già ci sono già pochi posti di lavoro, se tagliano questi la Calabria è fuori. Grazie ancora, buona manifestazione, buono show. Buona giornata. Perché è importante oggi essere qua? Perché non vogliamo questa privatizzazione, questo modo strafottente di fare del nostro amministratore Caio e anche del nostro grandissimo capo del governo, il dottor Renzi. Voi da dove venite? Da Cosenza. Quindi Cosenza è qui oggi a Catanzaro, Piazza Prefettura, per dire no alla privatizzazione. È tutto Cosenza che dice no alla privatizzazione. Tutto forza. Cosenza e provincia. Tutto Cosenza e provincia. Ha fatto bene l'amico. E soprattutto le piccole province, i piccoli comuni sono anche tartassati perché ci sono le chiusure degli uffici postali, recapita giorni alterni. E siamo anche molto disagiati, anche con gli strumenti di lavoro obsoleti. Perfetto, io vi auguro un buon sciopero e soprattutto non la privatizzazione, giusto? Giustissimo, forza contro questa privatizzazione. Ok, sì sì sì, da dove venite? Dai. San Giovanni in Fiore. San Giovanni in Fiore, quindi da molto lontano qui a Catanzaro per dire cosa? No alla privatizzazione. Perché è importante essere qui oggi, non solo praticamente i colleghi di Poste Italiane ma anche i clienti che hanno aderito? Perché chiudere Poste, a privatizzare Poste significa andare allo sbaraglio. Quindi una svendita del settore postale. Sì, sì. Allora, da dove venite? Da dove venite? Da Acri. Ah, quindi provincia di Cosenza. Sì. Perché è importante essere qui oggi? Voi postini categoria vessata, con recapito a giorni alterni, chiusura di molti centri postali. Perché è importante? Per la nostra, il nostro futuro. Da quanti anni sei in Poste? Sono 14 anni. Cosa hai visto come cambiamento in Poste? Soltanto peggioramento. Soltanto peggioramento. Quindi questo sciopero generale a carattere nazionale dà una svolta o comunque dà una risposta a quello che è, diciamo, l'andamento aziendale? Ma risposta, speriamo che dia una risposta contro l'andamento aziendale, perché stanno portando le Poste, insomma, allo sfascio. Certo. Quindi speriamo che qualcosa si muova, che cambi, insomma. Quindi da Acri a Catanzaro per gridare che cosa? Il cambiamento. Cambiamento! Perfetto, buon sciopero. Grazie. 1, 2, 3. SLT nel cuore! Grazie. Che Poste, che ufficio? Elli Cosenza. Elli Cosenza. Quindi SLP Cosenza.